Eccoci nuovamente in onda, buongiorno da parte mia e buongiorno da un ospite abituale, per me una persona eccezionale, un medico bravo e una presenza anche abituale qua, il dottor Lanfranco Scaramuzzino, che è un chirurgo vascolare che è tornato a trovarci, lo ringraziamo perché noi vogliamo parlare della salute delle gambe. E la prima domanda che le faccio, dottore, buongiorno, buongiorno, ben trovato. Grazie per l'invito. Riguarda... proprio le gambe, di cosa soffrono le nostre gambe e se c'è differenza nella sofferenza tra gli uomini e le donne? Beh, sicuramente le donne arrivano prima, perché in genere si presentano sempre per un problema estetico più che funzionale. Difficilmente arrivano quando hanno una problematica funzionale e la loro richiesta è soprattutto legata all'aspetto. Gli uomini, diciamo, a differenza delle donne, arrivano quando hanno già le complicazioni, un'ulcera, una trombosi, delle varici molto evidenti, anche se oggi c'è un cambiamento, no? Ci sono molti giovani che vengono perché vogliono migliorare anche loro l'aspetto delle gambe, liberarlo da quei fastidiosi inestetismi che sono i capillari, per esempio, quindi diciamo che c'è un cambiamento di rotta. Ecco, e gli esami di prassi, no? Ovviamente le persone che ritengono di avere un problema vengono da lei allo studio. Oltre al controllo così ad occhio, a che tipo di esami sottopone i suoi pazienti? Beh, ovviamente l'esame clinico, guardarli e controllare è sempre la cosa più importante da fare prima di tutto. Io dico che un paziente va sempre toccato, perché è un fatto anche di relazione col paziente stesso, col corpo. E poi abbiamo degli esami specifici, l'ecocolor Doppler in particolare è quello che ci può dare poi una conferma di quello che noi magari immaginiamo che il paziente può avere. Certe volte invece, come dire, sconferma, no? Noi pensiamo che clinicamente ha una cosa, io mi faccio un'idea, poi vado a fare l'ecocolor Doppler e mi rendo conto che ho sbagliato, non era quello che pensavo. Quindi è una conferma importante l'esame strumentale. Gli esami del sangue, della coagulazione sono fondamentali. Oggi abbiamo un pannello di esami che si fanno per capire in maniera approfondita la coagulazione. Molto spesso, diciamo, nello screening normale i pazienti non fanno questo approfondimento, quindi noi approfondiamo questo aspetto che è molto importante. Poi c'è una cosa che io ritengo fondamentale. Il paziente che viene da noi per la prima volta deve essere preso in carica. Preso in carica significa che deve essere accolto nella sua totalità. Io ho imparato, lavorando per tanti anni in pronto soccorso, in chirurgia d'urgenza, che il paziente presenta vari aspetti, non è solo quello delle gambe, per cui secondo me deve approfittare di quel momento per fare anche un punto sulla prevenzione, su quello che sono quelle norme basilari di prevenzione che si fanno oggi. Ecco, dottor Scaramuzzino, ma nel complesso dei problemi che possono esserci, quanto incide l'età e quanto incide, incidono le abitudini di vita, la professione che si fa? Ci sono alcune professioni, per quello che diciamo è relativo alla nostra patologia, cioè all'insufficienza venosa, che sono, come dire, più favorenti, sono quelle professioni che si svolgono prevalentemente in piedi, il farmacista, il parrucchiere, lo stesso chirurgo che passa diverse ore al tavolo operatorio fermo nella stessa posizione, il dentista, l'assistente al tavolo del dentista, il barman, sono tutte quelle posizioni varie ore ferme nello stesso punto, chiaramente accentuano quella predisposizione che noi abbiamo già, perché magari chi non ha una predisposizione all'insufficienza venosa potrà avere solamente il gonfiore delle gambe, chi invece si ritrova con un'insufficienza venosa e ha già una predisposizione avrà bisogno, come dire, di un rinforzo attraverso le calze elastiche, attraverso i flavonoidi, attraverso delle compresse che possano tonificare queste vene. Ecco, dottore, poi c'è l'aspetto climatico. Si dice che il caldo è nemico delle gambe. E a volte il caldo poi ce lo andiamo a cercare, specie nella brutta stagione, quando è inverno, forse le gambe le facciamo soffrire di più e siamo noi i colpevoli.
E noi pensiamo che in effetti la stagione problematica per le gambe sia solo l'estate. In realtà io ritengo sia errato. Perché? Perché anche d'inverno noi abbiamo delle situazioni in cui fa molto caldo. Per esempio in macchina abbiamo oramai l'abitudine di mettere al massimo, fa freddo e ci teniamo belli caldi caldi, ma noi passiamo diverse ore in macchina, nel traffico, per gli spostamenti. A casa oramai abbiamo dei riscaldamenti molto forti. E poi dobbiamo tenere presente che d'inverno si diventa più sedentari, si esce di meno, si cammina di meno, si fa più sport magari in palestra, ma si fa meno sport all'aperto, non si va a mare, e il mare noi sappiamo che è un tonico per le gambe, con la pressione che esercita sulle gambe è un tonico notevole. Quindi diciamo i problemi alle gambe possono esserci anche d'inverno e dobbiamo fare quindi attenzione anche in inverno. Ecco, e siamo alla parola magica che aspettavo il momento buono per tirare fuori, la prevenzione, che è fondamentale proprio per quanto riguarda la branca di cui si occupa lei, e a tal proposito lei sarà protagonista, anzi sarà proprio l'autore di un evento che si svolgerà qui a Napoli agli inizi di novembre, dedicato alla salute delle gambe, ma soprattutto alla sensibilizzazione dei colleghi, ma anche di chi vorrà parteciparvi, a proposito dei comportamenti da avere per evitare importanti problematiche. Il 10 novembre, sabato, al Museo della Pace, che è tra l'altro una location molto bella, che si trova a Via De Pretis, l'ex albergo di Londra, no? Esattamente, sì. E Piazza Municipio. Piazza Municipio. Ci sarà il 32esimo congresso Flebologia Oggi, che organizzo dal 1986. E io già da giovane mi faceva piacere partecipare a tutto quello che era prevenzione, perché io credo che faccia bene alle persone la prevenzione, eviti problematiche più importanti, ma sia anche un problema sociale importante, perché noi non abbiamo capito molto bene in Italia quanto si risparmia con la prevenzione. Gli altri paesi, anche europei, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, ma soprattutto Francia e Spagna, hanno capito bene che investire in prevenzione significa risparmiare. E quindi questo discorso della prevenzione noi l'abbiamo fatto per le strade, l'abbiamo fatto con i gazebo, si fa all'università. Oggi per fortuna si parla molto di prevenzione a tutti i livelli, e in questo congresso che noi facciamo ogni anno cerchiamo sempre di inserire qualcosa che sia relativo alla prevenzione. Quest'anno parliamo di problematiche venose, problematiche circolatorie arteriose, sia degli arti inferiori sia dei tronchi sovravortici, cioè delle carotidi, quindi quello che riguarda l'ictus, la degenerazione senile, l'aspetto arteriosclerotico senile. Quindi prevenzione significa, lei ha usato anche un altro termine prima molto bello, prendere in carico il paziente. Insieme alla prevenzione fa venire subito in mente la parola benessere, il benessere generale della persona, che magari può partire dalle gambe ma deve essere diffuso a tutto il corpo. Sì, bellezza e benessere, siamo partiti proprio dal benessere delle gambe e l'abbiamo un po' esteso. Quando io faccio una visita la prima volta mi vado a guardare spesso il collo. Perché? Perché molte delle ragazze o delle giovani signore che vengono da noi non hanno mai dato un'occhiata alla tiroide, per esempio, o alle carotidi, ma in particolare nelle giovani persone, nelle giovani donne, troviamo spesso, molto frequentemente, problemi tiroidei che erano sconosciuti. E tante volte mi è capitato di identificare dei problemi tiroidei da non sottovalutare, perché erano delle neoplasie, e magari queste persone erano venute per un problema di estetica alle gambe e sono andate via con la consapevolezza di avere un problema che dovevano risolvere subito. Ecco, probabilmente in questi ultimi anni lei si è trovato anche a contrastare un altro fenomeno, quello del sovrappeso, che riguarda molto gli abitanti di questa regione, ma si va diffondendo in tutto quanto il nostro paese, perché assimiliamo abitudini alimentari da altri paesi che invece dovrebbero imparare le nostre. Sì, abbiamo già da tempo sposato diciamo questa tesi della riduzione del peso legata all'attività sportiva e al problema del benessere, perché
è dimostrato oramai che non c'è benessere se non c'è una giusta alimentazione. L'alimentazione è passata da un fatto, come dire, riduttivo, quindi del peso, a una terapia vera e propria. Cominciano a esserci degli ospedali che hanno dei reparti dove si fa proprio terapia attraverso l'alimentazione, perché ci sono alcune patologie, a partire da quella oncologica, a finire oggi con quella reumatica, per esempio, che si possono aiutare con la giusta alimentazione. Ecco, io vorrei spendere questi ultimi minuti insieme, dottore, per parlare di quelle persone che forse vengono da lei con una diagnosi quasi fatta, no? Quelle persone che soffrono di problemi alle gambe per fattore ereditario. Se quelle persone vanno incoraggiate a non demordere, perché molti si rassegnano, ne ha sofferto il nonno, ne ha sofferto papà, ne soffrirò anch'io. E se nella sua attività in questi ultimi anni ha trovato poi le risposte proprio per questa categoria di persone che fino a qualche tempo fa erano portate alla rassegnazione? Molti sono sfiduciati dai risultati che hanno visto magari dalle loro mamme, dalle loro zie, eccetera. Oggi si può fare molto di più del passato e ovviamente ci vuole conoscenza e tecnologia, quindi uno studio non può essere più fatto solamente da un ago e da una siringa, ma bisogna essere attrezzati e conoscere le proprie attrezzature. Ci vuole l'amore per il proprio lavoro e quindi per i risultati, che non sono solamente un fatto numerico statistico, ma sono anche, come dire, un fatto creativo. Io dico che noi restauriamo le gambe perché le terapie sono mirate, perché bisogna avere amore per fare questo tipo di attività, così come il restauratore amerà restaurare un quadro e vedere alla fine il risultato. Il risultato si ha nel tempo, non è immediato. Anche un quadro non si restaura in due giorni, certo, o in tre sedute, e quindi bisogna sapere aspettare, bisogna saper arrivare al risultato, e il risultato non è mai definitivo. È come andare dal dentista e pensare che magari oggi abbiamo fatto un intervento e questo intervento, diciamo, non sarà mai più ripetuto nel tempo, la nostra bocca sarà perfetta per sempre. No, noi sappiamo che dobbiamo mantenerci attraverso dei controlli, andiamo a fare la pulizia dei denti, poi avremo un'altra piccola carietta, e lo stesso problema è per le gambe. Le signore che vengono da noi oramai, che stanno bene e sono contente, sono consapevoli, sono loro stesse a dire: no, no, io voglio ritornare perché mi devo mantenere. Ecco, quando lei parlava prima di presa in carico, si riferiva naturalmente a ciò che è di sua stretta competenza, ma anche ad un lavoro di equipe, quindi poter mettere questa persona nelle mani di un esperto di morale che possa motivarla a non desistere, un esperto di alimentazione che possa insegnargli a come tornare a mangiare in maniera sana, e quindi allargare un poco quello che è il ventaglio delle possibilità, delle opportunità. 40 anni fa lavoravo da solo, poi nel corso degli anni si è aggregato il posturologo, poi due posturologi, poi tre posturologi, poi gli ortopedici, poi la nutrizionista, la massaggiatrice, e oggi per avere dei risultati si deve lavorare in gruppo. Io dico che l'unione fa la forza, è importante che il gruppo sia, come dire, legato, perché è l'interscambio tra di noi che ci dà la possibilità di ottenere risultati migliori. Questo, diciamo, non è solamente nel mio caso, ma se noi andiamo per esempio nei centri di senologia, in particolare nei centri purtroppo del nord, dove il paziente arriva, fa la visita contemporaneamente senza perdere tempo, fa l'eco, poi fa la risonanza, poi fa la visita chirurgica, c'è l'anestesista e il chirurgo plastico e l'oncologo, non c'è un conflitto tra di loro perché c'è un'organizzazione, il paziente soffre di meno, aspetta di meno e il risultato poi definitivo sarà migliore. Allora, dottor Lanfranco Scaramuzzino, chirurgo vascolare, grazie per essere stato con noi. Ritorni, grazie, la prego. A voi. E a voi dico, non perdete di vista, restiamo sul pezzo riguardo a questo importante incontro che si svolgerà a Napoli a cura del dottor Scaramuzzino il 10 di novembre. A presto. Grazie.